armi laser. Non dico altro, non c'è bisogno che io dica altro perché questo dice già tutto e io ho preparato per voi in questo nuovo aggiornamento odierno un qualcosa che non si è mai visto qui, quantomeno, perché ragazzi, le armi laser. Come vogliamo commentare? Allora, c'è stato un grosso aggiornamento, grosso. Hanno aggiunto delle cose nuove che mi hanno spinto a dover posticipare due video che avevo già pronti su questo gioco, che vedrete in maniera postuma nei prossimi giorni, ma appunto ho dovuto dare la priorità a questo, perché hanno introdotto no, scusate, hanno introdotto i Tornado Trooper, che sono praticamente dei soldati simil Destiny che sparano, i MechWalker, che sono tipo una sorta di Metal Gear, e poi un eroe che vedremo la prossima volta, che è il Laser Knight, che è praticamente un Jedi, se vogliamo. Per cui io direi di non perdere tempo, perché quello che ho creato oggi, ragazzi, è probabilmente la cosa più ambiziosa che io abbia mai fatto su Ultimate Epic Battle Simulator sul canale, per cui abbiamo una squadra di Metal Gear qui, composta da 1000, ma in realtà poi saranno tipo 600, perché appunto si perdono con l'ambientazione. E qui ci sono 1000 Tornado Trooper che stanno un po' a difesa di questo ponte. E tutto intorno c'è una serie di runner zombie che renderanno la vita impossibile a questi personaggi qui. Il loro obiettivo sarà ovviamente quello di conquistare il promontorio, definiamolo così. Ci riusciranno? Chi lo sa? Lo scopriamo adesso. Questo episodio appunto oggi doveva esserci tutt'altra roba. Sto registrando di domenica per domenica. Penso che lo vedrete, saranno tipo le 6 in questo momento. Non lo so, forse anche un po' prima, forse anche un po' dopo. L'importante è che oggi arriverà sto video, perché ne vale veramente la pena. Allora, qui vedete i vari schieramenti di runner zombie. Io non so se il mio PC reggerà, perché sono tipo in tutto sono più di 50.000 unità, e non è il discorso di unità semplici, il discorso è che quando sparano si appesantisce la scheda grafica come l'inferno. Comunque i nostri Metal Gear sono qua, poi Metal Gear, potremmo definirli in mille modi. Tanto, perché c'è la principessa? Boh, vabbè, comunque. Qui abbiamo i nostri mech e qua abbiamo i nostri Tornado Trooper. Adesso ve li faccio vedere da davanti, se riusciamo a inquadrarli. Ok, sono, non lo so, vogliamo definirli una specie di versione cinese di Master Chief? Non lo so. Comunque l'importante è che adesso sta per succedere il delirio. Preparatevi. Credo che sarà uno di quegli episodi che durerà l'inferno, ma ne varrà la pena. Io ho seriamente paura, ecco. Sono partiti. Io ho seriamente paura di ciò che potrebbe succedere. Qua stanno tenendo la posizione, sembrerebbe. Loro no. Ma che bordello è? Io pensavo che sarebbe stato abbastanza appariscente come battaglia, ma porca miseria. Allora, di qua stanno riuscendo a superare il ponte. Ci sono state già le prime vittime da parte dei MechWalkers. Mamma mia, che casino. E i runner zombie non hanno ancora fatto una vittima. Vediamo come sta andando dalla prospettiva dei runner zombie. Mamma mia. Comunque a livello scenico è veramente tanta roba sto gioco. Che se ne dica, ma cioè, è veramente uno spettacolo vista così, eh. Ma prendiamone uno! Ma prendiamone uno! Mamma mia, non si capisce una mazza in questo momento. Penso no, mi hanno colpito, ma sono ancora vivo. Vado, 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 vado. Vado, 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 vado. Vado, vado, vado. Qua c'è un po' il delirio, però io provo. Gente che vola tantissimo. No, non ce se fa, non ce se fa. Ok, mi hanno buttato giù. Dunque, stanno attaccando di lato. Ma qui i mech sembra stiano tenendo per adesso. Mentre dall'altro lato tengono. Pure qui tengono. Incredibilmente.
nonostante le avverse condizioni. Sentite che bordello infinito, le pistole laser. Comunque, io penso che non ci fosse veramente modo migliore di introdurre la cosa fantascientifica, se non quella di fare questo bordello. Che poi avevo fatto appunto dei video molto carini, devo dire, su Ultimate Epic, ma il fatto di sta roba fantascientifica supera ogni altra cosa. Ma tra l'altro, no? Perché sono... C'è il delirio più totale. Prendiamo un Mac, ecco. Infatti ci sono anche gli zombie normali, oltre che i runner zombie. È un casino senza fine. Vabbè, vediamo sul promontorio come sta andando. Mamma mia. Il problema è che sono talmente stupidi gli zombie al momento che si stanno accalcando in posti e in punti che non hanno ragion d'essere. Tipo, stanno cercando di scalare sto muro alla World War Z. E la sensazione è quella, che stiano cercando di fare tipo la montagna dei cadaveri. Mamma mia, il delirio. Qui ancora cala gente poi. Ma perché sono tutti morti qua immobili? Vabbè. Tanto questa era la zona zombie normali. Comunque sapete che credo che qua i nostri amici laser stiano facendo il delirio più totale. Che... hanno già fatto fuori quasi 10.000 zombie. E guardate come volano. Qua c'è gente che sta veramente... Gente, poi. Gente è un parolone, ma... Così. Il Mac è caduto. Se gli zombie conquistano questa sorta di discesa... Però la vedo complicata per loro. Diciamo che questi simil Metal Gear incrociati con il mondo di Star Wars stanno dimostrando di essere forse le unità più pericolose che ci siano. Ma che cosa accade da questa parte? Che vedo gente volare. Stanno cercando, credo, di trovare una sorta di... Ah, ok. Ce l'ho. Ci sono alcuni comportamenti, mamma mia, sembra di stare in discoteca di qua. Alcuni comportamenti dell'IA che sono abbastanza ambigui. Poi scusate, ma tutti gli zombie che dovrebbero superare il ponte? Ah, sono praticamente tutti già morti. Osserviamo le cose dalla prospettiva di uno zombie che deve attraversare il ponte. Mamma mia. È quasi morto, peraltro. Adesso è morto, bene. Il delirio. Però stanno riuscendo. Quantomeno loro non sono allergici all'acqua come i T-Rex. Stanno passando da ogni direzione, ma non basta. A quanto sembrerebbe. Perché i trooper qua sono pazzeschi. Io voglio prendere questo Mac e vedere che succede. Sto facendo... E camminagli sopra, su! Credo che stia servendo. Penso. No, sono morto, bene. Non stava servendo. Pile dei cadaveri dappertutto. È un po' un trooper normale. Ecco, tu che sembri molto, molto alo. Andiamo, andiamo. Facendo il panico. A parte che hanno una potenza fuori da ogni logica. Io comunque pretendo un editor delle mappe, perché se ci mettono l'editor delle mappe su sto gioco, io creo cose che l'umanità non abbia ancora neanche immaginato. Cioè, potrei fare le peggio battaglie dell'umanità. E il problema è che se non mi danno
l'editor delle mappe, sono costretto sempre a sottostare. Tipo, ma vogliamo farlo un ponte in cui ci entrino più di 10 persone alla volta? No. Mamma mia. Comunque, devo dire, queste nuove unità sono abbastanza terrificanti. Cioè, hanno ripulito tutto il ripulibile. È una cosa devastante. Guardate che bordello hanno fatto. Cioè, non hanno perso un metro qui. Io ho messo 50 milioni di unità perché ero convinto che avrebbero fatto, insomma, io vabbè, sarà una cosa altamente spettacolare con gli zombie che conquistano tutto. Invece manco per niente. Devo dire, tanta roba. Comunque, cioè, resta da capire perché i T-Rex siano le uniche unità che risentono dell'acqua. E qualsiasi altra unità che cade nell'acqua ci sta benissimo. Tipo sto Mac. Tu stai subendo danni, signor Mac? No, minimamente. No, lui spara, non subisce danni. Non si lamenta lui. Comunque qua devo dire che la cosa, sono rimasti 2000 zombie praticamente. Allora, abbiamo i Mac Walker insieme agli Stormtrooper che hanno fatto 17.000 uccisioni. E i runner zombie con gli zombie normali che hanno fatto 1000, no, che dico, 125 uccisioni. Che tristezza per loro. Qua ci sono talmente tanti cadaveri che l'acqua non si vede manco più. Una cosa pazzesca. Il lago si è tinto di rosso, di qualsiasi cosa ci sia dentro al corpo di questi zombie. Mamma mia. Comunque, io mi aspettavo una cosa un po' più equilibrata, visti i numeri, ma forse 1000 Mac sono stati troppi. Sono stati decisamente troppi. Adesso la grande domanda, una volta che si sarà conclusa questa caccia allo zombie, sarà: a quante nucleari possono resistere i nostri amici Mac? Guardate che casino pure da sta parte. Sono praticamente finiti, ecco. Mamma mia che ansia. Qua si potrà ricreare tipo Star Wars. Nel momento in cui avremo qualcosa di adeguato alla causa. Ci mi stanno a venire delle idee, raga, che voi non avete veramente idea. Non avete veramente idea. Comunque sono rimasti 19 zombie, 15, 10. Sono ufficialmente finiti. 2, 1. Il povero reduce, non si sa da che parte fosse. Adesso vediamo se resistono alla nucleare. La grande domanda di oggi: ce la faranno? Ce la faranno? Perché non mi date la nucleare? Pronto? Non mi danno più la nucleare. Ma no, ma io volevo una nucleare. Cioè, sto veramente rosicando troppo. Niente, non mi fanno usare le A, vabbè. Lo scopriremo la prossima volta. Per cui, niente, ragazzi, io appunto vi segnalo che ho due cose già pronte a parte questa. Una con i romani e una che è la riproposizione di un famoso film di cui non vi anticipo nulla. Però appunto penso che a questo punto le vedremo un po' più avanti. Perché, nel senso, vogliamo continuare a sperimentare. Adesso vedo un attimino, anche in base a quello che mi direte voi, se vale la pena sperimentare qualcosa di nuovo con le unità inserite adesso, oppure se vi propongo quello che avevo già fatto dopo questo e poi andiamo avanti con le novità. Comunque, intanto voi proponete cose, qualsiasi cosa vi venga in mente, proponetela e vediamo che si riesce a inventare. Ciao ragazzi.